Un potente ripetitore per le comunicazioni radio dei talebani è stato distrutto da due caccia MX italiani levatisi in volo dall'aeroporto militare di Herat e diretti sopra le alture del distretto di Bakwa. L'esatta posizione del ripetitore individuato dagli assetti intelligence del Regional Command West era stata confermata dalle immagini ad alta definizione catturate dai velivoli a pilotaggio remoto Predator B. È una vera e propria controffensiva di primavera, quella che l'esercito e le forze di polizia afghane, con il supporto del contingente italiano, stanno conducendo da giorni nella regione ovest dell'Afghanistan. Lo ha dichiarato il comandante del Regional Command West, generale Mario Scopigno, a margine dell'incontro a Herat con il generale statunitense John McMullen, capo delle forze aeree della NATO in Afghanistan. Da giorni le forze di sicurezza afghane sono concentrate nel distretto di Shindad, dove stanno conducendo una serie di operazioni volte a garantire la libertà di movimento lungo le principali vie di comunicazione e a contrastare la presenza di pericolosi esponenti dell'insorgenza talebana presenti nell'area. L'azione congiunta è una risposta del legittimo governo afghano e di ISAF alla stagione dei combattimenti annunciata dai talebani, ha detto il generale Scopigno, riferendosi alla strategia utilizzata dall'insorgenza, ancora una volta orientata verso azioni dal forte impatto mediatico ed emotivo, particolarmente concentrate contro le forze di sicurezza locali, soprattutto ora che si avvicina la data del ballottaggio per l'elezione del nuovo successore del presidente Karzai. Lo scorso 17 maggio il Rifugio Gesù Bambino, con la collaborazione della Punto Volley Sassari, ha organizzato il quinto trofeo Rifugio Gesù Bambino, che ha visto protagonisti circa 400 tra bambini e ragazzi provenienti da 9 società sportive: la Joins, la Quadrifoglio, la Orion, la Silvio Pellico, il Sorso, l'Ittiri, Ossi, Rifugio Tennis e Punto Volley Sassari. Il torneo ha visto coinvolti i partecipanti in gare dei volley di primo e secondo livello, arbitrate dalle ragazze più grandi della società Punto Volley. Alla fine la premiazione, dove ogni squadra ha ricevuto una coppa offerta dal rifugio e tutti i partecipanti sono stati invece omaggiati di un portachiavi con il logo del rifugio. Ai nostri microfoni la presidente del Rifugio Gesù Bambino, Maria Luisa Falchi. Un'iniziativa che ormai noi ripetiamo da 5 anni, quest'anno abbiamo 10 squadre che partecipano, 350 bambini circa, forse un pochino di più. È una giornata per bambini, per ragazzi, dedicata ai giovani, come ormai tradizione del rifugio di un bambino, anche perché tutte le attività del rifugio di un bambino sono rivolte a minori. Si fa pallavolo soprattutto, ma quest'anno abbiamo fatto anche un piccolo, chiamiamolo, torneo di tennis per bambini piccolissimi che vogliono anche imparare a giocare a tennis o a pallavolo. Abbiamo deciso di lavorare un pochino sempre di più con e per i bambini, perché tra le iniziative che prevediamo quest'anno c'è anche di portare avanti un'attività durante tutta l'estate con l'MSP Italia, che organizzerà un camping per bambini dai 3 anni ai 12 anni, che funzionerà fino all'inizio del mese di settembre. Noi abbiamo degli spazi molto accoglienti, spazi chiusi, campi sportivi aperti, quindi può essere anche per Sassari una novità fare qualcosa così in piena città, perché in fondo siamo a 5 minuti da qui. La lista dell'UDC era stata esclusa dalla corsa per le comunali per mancanza di documentazione, ma non è detto che la lite giudiziaria non possa riaprirsi. Lo ha ventilato Sergio Milia, che l'altra mattina ha confermato il sostegno dell'UDC a Rosanna Arru, candidata a sindaco. Confermiamo il nostro sostegno a Rosanna Arru, e con le parole di Sergio Milia, leader dell'UDC sassarese, che si è aperta così la conferenza stampa al Villino Ricci in Viale Dante. A pochi giorni dalle elezioni e dopo l'esclusione della lista per elezioni amministrative, l'UDC scende in campo per ribadire la sua presenza al fianco della candidata sindaco del centrodestra. Per Rosanna Arru in queste settimane si sono approfondite molte tematiche e si è avvertito il malessere della città. C'è molta sfiducia, dice, e una rassegnazione difficile da sconfiggere.
una lista civica potrebbe essere una risoluzione. Secondo la ARRU si sta quindi riuscendo ad accendere una fiamma di fiducia. C'è molto da fare, dice. Tra i temi da affrontare c'è anche la cultura che necessita di pluralità e della creazione di un dibattito culturale in cui siano protagonisti tanti soggetti. A una settimana dalle elezioni sempre più mi rendo conto che la città aspettava questa proposta di alternanza, che la nostra lista civica con il supporto delle altre liste, e adesso sono contenta di poter dire anche il sostanzioso aiuto dell'UDC, sta portando avanti. Alternanza dopo 10 anni di governo della città che ha dato risultati discutibili, un'amministrazione miope a cui bisogna dare alternativa, un'alternativa che è un sistema di intervento importante su tutti i settori di crisi, cominciamo dal centro, passando per la ZTL, aspettando di poter mettere in campo e giocare il buco con le sue varianti, e che davvero potrebbero far ripartire le nostre attività produttive, ma naturalmente con queste far ripartire un pochino quello che è il benessere della città, venendo incontro a quel disagio diffuso davvero dappertutto, periferie e borgate. Si è svolta a Sassari, nei locali della scuola media dell'Istituto Comprensivo Monte Rosello Basso, la 22esima edizione del Rally Matematico Transalpino, una gara che si svolge nella provincia di Sassari da oltre 15 anni, inserita in un progetto denominato ESEM, che vede come capofila il primo circolo didattico di Sassari. Il Rally Matematico Transalpino è un confronto fra classi, dalla terza elementare alla seconda superiore, nell'ambito della risoluzione di problemi curiosi di matematica. Il rally costituisce una sorgente molto ricca di risultati, di osservazioni e di analisi per l'insegnamento della matematica e per la ricerca in didattica. Quest'anno vi hanno preso parte 1.750 studenti, per un totale di ben 85 classi, dalla terza primaria alla seconda di secondo grado. In particolare sono state coinvolte l'Istituto Comprensivo Monte Rosello Basso di Piazza Sacro Cuore, il secondo circolo di San Giuseppe, il 12° + 13° circolo di Via Cilea, l'Istituto Comprensivo di Porto Torres, l'Istituto Comprensivo Latte Dolce Agro, l'Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto, le scuole medie di Oscri, di Porto Torres, di Ossi Tissi e di Bono. Per la scuola secondaria di secondo grado hanno partecipato invece alcune classi del liceo scientifico Marconi, del liceo magistrale Margherita di Castelví, del liceo Manno di Olbia e dell'istituto tecnico industriale di Sassari. Le classi finaliste degli istituti superiori svolgeranno la finale a Cagliari proprio oggi e con le classi finaliste delle scuole delle altre province, Cagliari, Nuoro e Oristano. Alla prova finale si sono qualificate 3 classi per ogni categoria e sono le seguenti. Categoria 3, terza B della scuola elementare di Sant'Orsola, istituto comprensivo Latte Dolce Agro. La terza della scuola elementare di Caniga, primo circolo didattico. La terza A del secondo circolo didattico, la classe prima classificata e la terza A del secondo circolo didattico. Per la categoria 4 sono arrivate in finale le classi quarta A e quarta B di Porto Torres, la quarta B di Via Baldedda dell'Istituto Comprensivo Monte Rosello Basso. In questa categoria c'è stato un esequo tra la quarta di Porto Torres e la quarta B di Via Baldedda. Nella categoria 5 erano in finale la quinta A di Porcellana e la quinta A di San Giuseppe, insieme alla quinta di Via Baldedda. In questa categoria ha vinto la quinta di San Giuseppe. Per la scuola media erano in finale le seguenti scuole, categoria 6 la prima D, la prima A, la prima E del comprensivo 2 di Porto Torres ha vinto la prima E. Per la categoria 7 erano in finale la seconda D di Porto Torres, la seconda E e la seconda B dell'istituto comprensivo Latte Dolce Agro, risultata vincitrice la seconda D di Porto Torres. Per la categoria 8 le classi finaliste erano la terza A dell'istituto comprensivo Ossi Tissi, la terza E di Latte Dolce Agro e la terza B di Luzzo Oschiri, sezione Berchidda. Ha vinto la terza A del comprensivo Ossi Tissi. Ai nostri microfoni le docenti Speranza Dettori e Rosanna Durso. Il matematico transalpino è una gara che nasce in Francia, nel gruppo dell'Università di Parma, da parte di Lucia Grunetti e François Jacquet. Viene portata a Sassari, diciamo così, dal professor Salvatore Sini, che è un insegnante di matematica della scuola media dall'anno dal 2000. Quindi da quell'anno che le scuole di Sassari, prima inizialmente soltanto Sassari, poi in seguito anche altre scuole della provincia partecipano a questa gara.
Lo scopo della gara è quello di abituare i ragazzi a farli lavorare innanzitutto, cioè a risolvere i problemi. Non sono i soliti problemi che si trovano sui libri, ma sono dei problemi diversi, un po' curiosi, che stimolano anche la curiosità dei ragazzi, perché i testi sono impostati in maniera diversa e i ragazzi si divertono. Inoltre le strategie risolutive possono essere diversissime, non è necessario, non sono necessarie proprio tali conoscenze, basta che i ragazzi sviluppino le capacità logiche, perché sono che poi è quello lo scopo della gara. La gara si svolge per categorie, dalla terza della scuola primaria sino alla seconda della scuola secondaria di secondo grado. Praticamente si svolgono due prove a cui si sommano i punteggi per partecipare alla finale, che vede impegnate tre classi per ogni categoria. È una gara che è molto importante perché i ragazzi la vivono con competitività, però ciò che importa è tutto il percorso che l'insegnante fa didatticamente parlando rispetto all'approccio ai problemi. I problemi non si risolvono soltanto con la penna e qualche strumento di matematica, ma con le forbici, la carta, la colla, e si ragiona e si argomenta sulle proprie proposte risolutive. Inoltre gli studenti imparano a argomentare la matematica con linguaggio naturale, non solo con linguaggio matematico. Hanno partecipato circa 800 studenti e i ragazzi delle scuole superiori parteciperanno alla finale che si terrà a Cagliari, perché l'associazione RD Matematico esiste a livello internazionale e Cagliari ha la Sardegna ha due sezioni, quella di Cagliari e quella di Sassari. Quindi gli studenti coinvolti sono tanti, ma noi vorremmo che fossero ancora di più, vista insomma, la situazione che c'è riguardo gli apprendimenti della matematica, insomma, rispetto ai risultati OCSE e PISA sappiamo che siamo un po' indietro e quindi potremmo utilizzare questa metodologia, perché è molto importante che lo studente costruisca il suo sapere, che si confronti con le sue difficoltà. Ecco, prossimo step? Prossimo step, appunto a Cagliari la finale dei ragazzi delle scuole superiori, e poi ci sarà la finale delle finali, che è una virtuale, una categoria, una graduatoria virtuale, in cui vengono inserite tutte le, diciamo così, i punteggi delle classi che sono andate in finale. Ancora insieme per un nuovo appuntamento con Telegin Radio. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo i nostri contatti: 079 26 11 50 se volete chiamarci, info@telegin.tv se invece preferite mandarci una mail. Ma vi ricordo anche che siamo sul web: se cliccate su www.telegin.tv potete rivedere tutti i nostri notiziari, l'archivio dei notiziari e naturalmente tutte le nostre produzioni. Oggi vi leggo un comunicato che arriva dall'università. Per la prima volta dopo 25 anni l'Università degli Studi di Sassari ha un proprio equipaggio velico agonistico interamente composto da studenti universitari. Dopo il terzo posto ottenuto domenica 4 maggio ad Alghero nella regata trofeo Bionike IV Memorial Marco Caula, trofeo Erasmus, l'imbarcazione fastidiosa targata Unis parteciperà anche alla seconda prova del campionato Vento dell'Alghe, organizzato dalla Lega Navale Italiana, in programma sempre ad Alghero domenica 8 giugno. Dopo il briefing che si terrà alle 10, la partenza è prevista per le ore 12. L'equipaggio è formato da Simone Tinteri, Alessandro Sabino, Giulia Pic e Roberta Piras, che sono tutti studenti iscritti all'Università di Sassari e che hanno aderito con entusiasmo e grande disponibilità a questa avventura sportiva. Al fianco di due esperti ed altrettanto entusiasti velisti, l'armatore Marco Badessi e il timoniere Luca Losito. Nella prima gara tutti gli equipaggi hanno ospitato diversi studenti Erasmus e la loro sarà una presenza fissa durante tutte le tappe della competizione, che si concluderà domenica 5 ottobre. La partecipazione degli studenti stranieri è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra l'Università di Sassari e l'Associazione Erasmus Student Network Sassari, presieduta da Sabrina Ledda, e all'impegno dei delegati del Rettore allo Sport, dottor Piero Canu, e alla mobilità studentesca ed Erasmus, professor Piero Sanna e professor Quirico Migheli.
Il ritorno dell'Università di Sassari, con un proprio equipaggio nel mondo della vela agonistica, rappresenta una delle tante iniziative con cui l'Ateneo intende coinvolgere i propri studenti nelle molteplici attività ed è al contempo testimonianza del lavoro portato avanti dall'Università per rafforzare i legami con gli studenti incoming. La partecipazione al campionato Vento dell'Alghe, così come l'adesione al progetto Surf Amo, nato dalla sinergia tra l'Università di Sassari e l'associazione MEC 3 Sport, e a tutte le altre iniziative sportive che l'Ateneo promuove a livello istituzionale, è un'ulteriore dimostrazione di come l'Università di Sassari intende far sentire i propri studenti, italiani e stranieri, parte integrante della vita dell'Ateneo, dentro e fuori le mura accademiche. La seconda gara trofeo Nuovo Capolino, secondo Memorial Ragionier Guglielmo Capolino, in programma domenica 8 giugno, così come tutte le tappe della competizione velica che vedrà gli studenti skipper impegnati nella regata algherese, rientra nell'iniziativa Erasmus Studying, Erasmus Training ed Erasmus Sailing in Sardegna. Tutte le informazioni sulle prove del campionato Vento dell'Alghe sono disponibili all'indirizzo www.ventodellarghe.it. La manifestazione potrà avvalersi della collaborazione della Scuola Sottufficiali Mariscuola della Marina Militare alla Maddalena. Questo era il comunicato dell'Università di Sassari. Io prima di chiudere volevo fare gli auguri al piccolo Mattia che ieri ha compiuto un anno e con l'occasione volevo salutare tutti i bambini che ci seguono perché so che siete tanti e in particolare volevo salutare Anna e la piccola Sara Zinchili che ci seguono sempre. Grazie per essere stati con noi anche oggi, l'appuntamento è rinnovato alla prossima. Ciao e grazie. Brevi dalla Sardegna, Asinara. Il servizio medico sull'isola dell'Asinara verrà attivato per la terza stagione consecutiva grazie a una convenzione stipulata dal Comune di Porto Torres, dalla Capitaneria di Porto, dall'Ente Parco Asinara, dall'ASL e dal CISOM. L'ambulatorio di Cala Reale resterà aperto dal 27 giugno al 14 settembre. La convenzione è stata firmata dal consigliere comunale delegato alle politiche per l'Asinara Gilda Usai, dal presidente dell'Ente Parco Pasqualino Federici, rappresentato dal direttore Pierpaolo Congiatu, dal comandante della Capitaneria di Porto Marco Nobile, dal delegato direttore generale dell'ASL Nicolo Licheri e dal direttore nazionale del CISO Mauro Casinghini. Il servizio è finalizzato a assicurare un primo intervento sanitario alle persone che a qualsiasi titolo transitano o si trovano sull'isola dell'Asinara nel periodo stabilito dalla convenzione. L'ambulatorio sarà aperto dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17. Verrà comunque garantita la reperibilità del medico per l'intera giornata. Il CISOM metterà a disposizione un medico e un soccorritore, fornirà ogni supporto all'autorità marittima e al servizio di emergenza sanitaria 118 circa l'eventuale trasporto di pazienti sull'isola madre, assicurerà la registrazione degli interventi e delle prestazioni erogate, provvederà attraverso la ASL a rifornire l'ambulatorio di ausili, farmaci e materiali di consumo. Le statistiche dello scorso anno confermano l'importanza del presidio medico sull'isola al servizio di turisti e operatori. Gli interventi totali sono stati 174, tra cui un intervento di sutura multipla eseguito all'interno dell'ambulatorio e il successivo trasporto con un mezzo della Guardia Costiera. Numerosi anche gli interventi per le punture di insetti. È stata garantita la presenza sanitaria 24 ore su 24. In diversi casi, il servizio ha contribuito a salvare, con una semplice somministrazione farmacologica, la giornata di vacanza dei turisti. Tutti i soggetti firmatari della convenzione hanno concordato sulla necessità di coinvolgere nel progetto la Regione Sardegna per ampliare il periodo di attivazione del servizio sperimentale e per potenziarlo anche in considerazione del fatto che da qualche mese è attivo un collegamento marittimo stabile pluriennale che potrebbe favorire l'incremento del flusso di visitatori sull'isola dell'Asinara. Thank you.
aria e giù si campava. E così chi travagliava era onesto e non furava. La medaglia si puniva e in gianchetta la puntava. Ma fa vedere che du buru una voce era da culo. Tanto no, non di grazia tu all'Italia abbia girato. Tutto chi su non importa pagare a saccarato. E a chi sei candarizzato e giurendi un disgraziato. E per scandalo al pudore l'ubritore ha condannato. Per offesa a un gran signore in prigione l'ha mandato. A un ferro si è impiccato. A videssi in chi vidrentu senza offesa e ne piccato. Solo a chi è un disgraziato quando suona la campana un carruzzo abbandonato. Anche un cane compagna senza grozia sotterrato. Sei piccato, avidesse in chi vidrentu senza offesa e ne piccato. Solo a chi è un disgraziato quando suona la campana lunga ruzza abbandonato. Un cane da compagna senza grozzi e sotterrato. Sul sito web del Comune di Sassari sono stati pubblicati gli avvisi per l'iscrizione ai servizi di mensa e trasporto scolastico per l'anno 2014-2015. Gli interessati potranno presentare domanda entro il 18 giugno 2014. Per informazioni chiamare i seguenti numeri: per la mensa 079 28 318 oppure 079 28 334. Per il trasporto 079 28 333.
L'Associazione Italiana Maestri Cattolici, l'Istituto di Ricerca, Studi, Formazione e Documentazione Sassari, in collaborazione con la CISL Scuola Sassari, organizzano un percorso di formazione per conoscere e affrontare il fenomeno del bullismo. Il percorso si articola in più livelli di apprendimento. Il primo livello è costituito da 2 giornate di formazione che si svolgeranno a Sassari il 26 e 29 maggio dalle 17 alle 19.30. Per informazioni 329 75 54 459. La Galleria d'Arte Arte Spazio in via Principessa Maria 29 a Sassari organizza una mostra personale degli artisti Liliana Cano, Giuseppe Bellino, Andrea Bellino e Gianni Serra. La mostra resterà aperta dal 25 maggio al 7 giugno, dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20. Da giovedì 22 a sabato 24 maggio, l'ex CU festeggerà il suo 4º compleanno con una ricca serie di appuntamenti. Giovedì 22 ore 17, reading letterario Eu ed Edda di Mario Lucio Marras. Ore 18.30, Sassari al tempo della fotografia tra gli anni 70 e 90. Ore 20, proiezione del film Suoni e altri silenzi. Venerdì 23 ore 15, laboratori aperti. Ore 20, proiezione film Space Metropolis. Sabato 24 ore 10 giardini pubblici, apertura del mercatino e installazioni artistiche a cura degli artisti dell'ex CU. Sono disponibili presso la tesoreria del comune di Porto Torres, filiale del Banco di Sardegna, i contributi per le spese di viaggio degli alunni delle scuole superiori per l'anno scolastico 2012-2013. La compagnia Teatro Latte Dolce presenta in anteprima assoluta sabato 24 maggio alle 21 presso il Teatro Smeraldo di Sassari Amori in carrozza, commedia in 3 atti in lingua sassarese di Ugo Niedda. Sul sito web del Comune di Sassari è pubblicata la graduatoria definitiva per l'erogazione dei contributi integrativi regionali per il pagamento dei canoni di locazione annualità 2013. Gli interessati dovranno presentare all'ufficio contributi il modulo allegando le ricevute di pagamento del canone di locazione 2013 convalidate con apposita marca da bollo. Allegra Goro, conduce Alfredo Nieddu. Domani sulla nostra emittente alle 20.30. Ospiti Emilio Migheli e l'amico iBand. TG Informazione e Approfondimento. Orari messa in onda. Dalle ore 13 alle ore 15.30. Dalle ore 18.30 alle ore 20.45. Dalle ore 22 alle ore 23.30.